Io ho deciso di rimettere le mie dimissioni, che non torneranno indietro come è avvenuto invece quando fu con l'Aquila, perché sono completamente diverse, nel senso che dopo quell'episodio con il presidente Serra ci fu un chiarimento e parlammo in maniera molto tranquilla, dove lui chiedeva che a parer suo, anche se io non condivido e lo dissi anche nella trasmissione a Chieti L'Aquila, di quello che si debba intendere un presidente onorario. Diceva che era opportuno che non si entrasse in questioni tecniche e che il presidente onorario avesse più un ruolo di immagine e di portare la società del Chieti nel contesto sociale della città. Ed io ho detto più di una volta come invece io intendevo. Quando fai il presidente onorario devi avere anche tu la possibilità di esprimerti prima che una decisione venga presa. E ad oggi una delle mie decisioni che avrei preso, sanzioni importanti anche nei confronti dei giocatori e scelte da condividere sulle guide tecniche. Ciò nonostante rimango in buoni rapporti con la società, perché a livello personale l'importante è non litigare.